Claudio Martelli ieri sera a San Giovanni ha presentato, ospite del Circolo Fratelli Rosselli in Piazza Masaccio, il libro L'Antipatico, sulla figura di Bettino Craxi a 20 anni dalla morte del politico socialista. Come conferma lo stesso autore, con il passare del tempo, la figura di Craxi ottiene continue rivalutazioni. Era stato un punto di riferimento per una sinistra non comunista e non subalterna ai comunisti. Che non significa affatto che fosse nemico giurato dei comunisti come alcuni lo rappresentano, no, era contrario al comunismo, cioè a un sistema che aveva creato la miseria dei popoli e l'oppressione di ogni libertà. Era avversato anche dai poteri forti, e cioè da quel partito che De Gasperi definiva senza voti ma ricco di potere e di soldi, in grado di far naufragare qualunque disegno di progresso. In mezzo a avversari così strapotenti, Craxi ha dovuto affrontare una persecuzione giudiziaria, per cui è stato imputato praticamente di tutte le colpe che i socialisti in senso lato e magari anche altri avevano compiuto, chiamato come unico responsabile, diventando una sorta di capro espiatorio di responsabilità che certamente c'erano, ma che erano distribuite egualmente tra tutti i partiti politici. Da un po' di anni si assiste a una rivalutazione della figura di Craxi per quello che ha dato all'Italia nel corso di tutta la sua esistenza politica, soprattutto durante il periodo in cui ha governato l'Italia negli anni 80, dall'83 all'87, facendo raggiungere al nostro paese dei traguardi che sembrano oggi dei miraggi: la lira che conquista la tripla A, e cioè il massimo riconoscimento internazionale, il prodotto interno lordo che cresce al ritmo del 4% all'anno. Noi da 30 anni sperimentiamo o passi all'indietro o lo 0% o un miserabile 1%, perché ha ottenuto prestigio e riconoscimento internazionale, perché è stato certamente leale con l'Occidente e con l'Europa nella difesa dalla minaccia sovietica, quando schieravano i missili nucleari a tripla testata atomica contro i paesi dell'Occidente, ma è stato anche un combattente per la libertà e l'indipendenza dei popoli, ovunque, a Praga sfidando il potere sovietico, in Cile, a Santiago, sfidando l'imperialismo americano. E certamente questo gli ha procurato molti nemici, come dicevo prima, molti avversari implacabili, che sono riusciti a montare e orchestrare un attacco mediatico e giudiziario, cioè sia dei procuratori, sia della stampa e delle televisioni, di cui è rimasto vittima, per cui ha dovuto rifugiarsi all'estero. Viene descritto come un fuggiasco, un latitante. No, era un rifugiato politico che ottenne di essere accolto e ospitato in un paese vicino e amico come la Tunisia.